per tanti motivi una delle più belle prestazioni dell'anno, è d'accordo? Sì, sì, una bella prestazione contro, secondo me, una buona squadra e quindi vale doppio. La cosa che le è piaciuta di più, a cominciare dal fatto che si è sbloccato Vergani, voi ci credete tanto, è un giocatore del Pescara e ha fatto vedere il suo valore. Vergani si era già sbloccato, se per questo, perché aveva fatto gol a Foggia, un gol bellissimo, e ne ha rifatto un altro oggi in un'azione veramente molto molto bella. Però sono stati bravi tutti, veramente tutti, dal primo all'ultimo, che hanno fatto una partita veramente molto molto di sostanza, tecnica, non è mancato nulla. Ogni settimana 500-600 persone in più allo stadio Adriatico. Ma loro sono la forza per i ragazzi, cioè, se c'è il pubblico a Pescara è chiaro che c'è un uomo in più in campo, quindi è giusto che ci sia entusiasmo. La squadra deve sapere che deve rimanere con i piedi per terra, ma che ci sia entusiasmo in città è la cosa bella, cosa che secondo me volevamo ricreare e fino adesso ci stiamo riuscendo. Mi spendi due parole per Crescenzi? Ma Crescenzi non devo spendere parole, Crescenzi è un giocatore che in questa categoria non c'entra nulla, quindi quando Crescenzi fa una prestazione come quella che ha fatto oggi dopo parecchi mesi di inattività, sta a significare la qualità di Crescenzi. Crescenzi non lo devo né giudicare né valutare io. E io alle volte penso che il calcio funziona al contrario per certe cose, quindi, però meglio così, perché almeno abbiamo qui a Pescara. Ma l'avreste preso lo stesso anche senza l'infortunio di Pellacani? Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché io ho parlato col suo procuratore già prima della fine del mercato, gli avevo detto che di lasciare questa porta aperta, perché con un posto in lista Crescenzi sarebbe stato il 24esimo. Ecco, quindi abbiamo, diciamo, svelato un piccolo segreto del mercato. L'ultima da parte mia, poi una domanda da studio. Ha detto poche parole nell'intervista che abbiamo fatto sul quotidiano Il Centro, ma molto ficcanti, Presidente, sul direttore di gara di Avellino. Sbagliare umano, perseverare diabolico. Vuole aggiungere qualcosa o è tutto passato? No, dispiace, perché lo stesso arbitro si è scusato con i ragazzi a fine partita, però poi nel referto ha scritto esattamente quello per cui aveva fatto l'errore. Si può sbagliare, appunto, dico, è umano errare, però poi alla fine non, cioè, chiedere scusa qualche volta non costa nulla. Ho sbagliato. Domanda da studio per il presidente Daniele Sebastiani, che vi ascolta. La presenza dell'ottimo Fabio Ferraresi. Fabio. Ciao Pres, innanzitutto complimenti. Ciao Fabio. Volevo dirti, visto che sei qua da tanto, da quando ancora giocavo io credo che questo allenatore, in questi 15 anni, da quando tu stai qua più o meno, sia allenatore che abbia l'umiltà e la competenza proprio da signore. Forse il migliore allenatore che abbiamo avuto, al di là poi delle categorie, al di là di Zeman, al di là come umanità, come riesce a gestire il gruppo che li coinvolge tutti. Non so se tu sei d'accordo, però a me da fuori sembra questo. Sì, sono assolutamente d'accordo, e quello che mi ha, diciamo, colpito di più nell'incontro, il primo incontro che facemmo a Pescara nei miei uffici, è proprio questa semplicità di questa persona, l'umiltà che mette in tutto e la grande voglia di lavorare e di emergere. Io so che per lui Pescara rappresenta una tappa importante della sua carriera, io non ho fatto altro dall'inizio e anche oggi di dirgli di stare tranquillo, di lavorare in maniera tranquilla, perché chiaramente avendo anche tanti giovani, i giovani devono essere aspettati, devono crescere, devono avere il tempo di dimostrare quello che valgono. Per fortuna, come ho sempre detto, i nostri giovani sono bravi, quindi è vero che bisogna aspettarli, ma è anche vero che sicuramente daranno i frutti che tutti quanti aspettiamo. Lo salutiamo così il presidente Sebastiani, mi ha dato lo spunto Fabio Ferraresi, ma state già parlando su quell'opzione che avete con Colombo di prolungamento, sì o no? No, ma non dobbiamo parlare, non abbiamo un'opzione, poi quando sarà la scadenza ne parleremo. Quindi non anticipate? Ma no, ma non c'è bisogno di fare questi discorsi adesso, a parte il fatto che il campionato è appena iniziato e dobbiamo pensare al campo, non ai contratti.